i casi di studio di Mary Wollstonecraft and The Wrongs of Woman. The Wrongs of Woman, composto nel 1798, dopo 10 anni dalla sperimentazione di narrativa di Mary Fiction, resta un punto fermo nella storia del pensiero femminista, poiché il nuovo novel forgiato da Mary Wollstonecraft pone al setaccio cause ed effetti delle ingiustizie sociali perpetrate contro le donne. L'ampia campionatura dei Wrongs of Woman, che si sviluppa nel romanzo, sottolinea come la condizione femminile di sofferenza e sottomissione sia imputabile ad una società e ad uno Stato che seguono riforme profonde e radicali, oltre a una generale modernizzazione. I wrongs, le prevaricazioni e i torti subiti dalle donne, appartenenti a diversi strati ed estrazione, sono posti in relazione con le strutture sociali, politiche ed economiche. Wollstonecraft teorizza un progetto narrativo che ambisce ad illustrare un ampio affresco sociale, il cui obiettivo è formulato nella prefazione ed è appunto posto come The desire of exhibiting the misery and oppression peculiar to women that arise out of the partial laws and customs of society. Ben 27 sono ritratti di donne nel gorgo della sofferenza. Ogni personaggio femminile prospetta un caso di studio di oppressione e prevaricazione, cui ben si adatta la struttura episodica del romanzo. Le protagoniste, Maria e Jemima, incorporano nel loro racconto la storia di molte altre donne, in modo che l'inestricabile intarsio di storie dimostri come la diversa appartenenza sociale e la diversa educazione ricevuta accomuni nell'oppressione il destino di tutte. Nella sua dichiarazione di intenti, Wollstonecraft esplicita: "This is what I have in view, to show the ranks of different classes of women, equally oppressive, though from the difference of education, necessarily various." L'obiettivo, appunto, del progetto narrativo non si limita a dar voce a storie individuali di dolore e di sofferenza, ma dimostrare un'ampia varietà in modo che si possa profilarsi e imporsi come problema sociale da indagare e comprendere. In tal senso, The Wrongs of Women si propone altresì come una revisione del romanzo giacobino, ponendo come centrale la sfida nel rendere visibile la sofferenza femminile. Senza i filtri della sentimentalità, il lettore è posto di fronte agli origini e alle cause della sofferenza. Sia Maria che il lettore comprenderanno le ragioni dell'oppressione e della marginalizzazione femminile. Grande rilievo viene dato alle tecniche di rappresentazione per far presa sul coinvolgimento simpatetico del lettore verso la situazione di sofferenza del personaggio, con la finalità di promuovere una cultura dell'empatia che possa produrre un concreto cambiamento sociale attraverso la riforma morale dell'individuo. Il realismo documentario della protagonista Jemima, prima carceriera e poi amica di Maria, ne è un esempio. Ella tesse un'intricata rete narrativa di persecuzioni e sofferenze che aiutano il lettore a cogliere una interrelazione tra le vite oppresse delle donne. La sua storia è profondamente intrecciata alle altre storie, l'una incastonata nell'altra. Jemima è narrativamente partecipe degli eventi e al tempo stesso osservatrice. Porta la sua sofferenza e la testimonianza della sofferenza di altre donne. Invece, la storia centrale di Maria rivela altri aspetti traumatici dell'oppressione quotidiana delle donne, prima fra tutte la perdita da parte di una madre dell'accudimento dei propri figli.
L'incipit del romanzo, infatti, fa partecipare il lettore sin dai primi righi dell'angoscia della protagonista, reclusa in un manicomio dal proprio marito e allontanata forzatamente dalla propria figlia. Le dure esperienze di vita, però, sono un importante apprendistato e Maria stessa offrirà una spiegazione sociale dei casi di sofferenza raccolti nelle varie peregrinazioni, oppure riferirà di casi, evocherà altri casi e ne discuterà con altri personaggi. In questo sorprendente effetto cumulativo di racconti di donne prive di diritti, prevaricate e abusate, il romanzo si trasforma gradatamente da novel gotico a storia delle donne in generale, tanto da poter definire il romanzo una vera e propria story of every woman. L'ampia rassegna dei Rawls rende visibile e fisico l'orrore della subordinazione. Il linguaggio simbolico e la cultura patriarcale, che il linguaggio simbolico e la cultura patriarcale tende a celare o ignorare. I ritratti delle diverse donne costruiscono una critica feroce contro la legge inglese sui matrimoni, che legittima gli uomini all'abuso, alla prevaricazione, all'incuria delle mogli. In un contesto politico di ampio e crescente dibattito anti-abolizionista, reiterata è pertanto la metafora tra condizione femminile e schiavitù, un antico topos letterario che la Wollstonecraft rinnova con una nuova portata ideologica. La stessa Maria paragona la brutalità del marito a quella di un proprietario di schiavi delle Indie occidentali. Nel romanzo si dà enfasi specie a quelle esperienze che possono esprimersi con un linguaggio che si distanzia dalla cultura dominante dei padri e sono esperienze di esclusivo dominio femminile. L'una è l'esperienza di scrittura e trasmissione della vita vissuta da una madre che sceglie come destinataria la propria figlia. L'altra è celebrazione della solidarietà femminile, tanto solida e rigeneratrice da poter attraversare senza pregiudizi le differenze di classe.